Ciao le impallinati, ben ritrovati. Oggi parliamo di un modello che potete soltanto sognarvi. Lo sapete già. È l'ultimo modello di Casa Marui Shock & Recoil, il modello MK18 Mod 1. Ebbene siamo qua, siamo di fronte all'ultimo modello di Casa Marui. La serie Shock & Recoil la conoscete benissimo, è una tipologia di fucile con l'implementazione del recoil, cioè quindi di questo finto rinculo nel calcio del fucile. Se ne è parlato tantissimo, ho da poco fatto una recensione comparata tra il 416 e il SOP Mod SRE tradizionale, quello storico, e abbiamo visto che siamo nella stessa barca, per cui oggi non vi parlerò del rinculo di questo fucile perché è identico a tutti gli altri SOP Mod, non hanno cambiato niente. Vi parlerò invece dell'estetica di questo fucile e vi farò vedere questo modello che chiaramente state desiderando tutti, state sbavando tutti, ma parleremo anche del fatto che, come già anticipato in alcuni altri video, per ottenere questo modello io sono dovuto andarmelo a prendere direttamente in Oriente. Perché? Perché in Europa, in Italia, in genere in Europa, non potete averli questi modelli, non ci deve essere nessun rivenditore di Marui. Voi lo sapevate questo, ragazzi? Suppongo di no, perché tutti avete sul mercato la possibilità di poterlo ordinare dall'estero, ma anche in quel caso potreste incappare in un'operazione illegale, mettiamola così. Sapete perché? Beh, tutto parte da quando la Cybergun, che è la detentrice del brevetto per tutti i marchi Colt, i marchi Six Hour, eccetera eccetera, andate a vedervi sul sito della Cybergun tutti i marchi che detiene la Cybergun, si è comprata il diritto di usare questi marchi, e in conflitto eterno con Marui, la quale, vivendo in Giappone una realtà completamente differente, ovvero il Giappone invece all'interno del suo stato, non ha nessun tipo di legge di restrizione sul copyright del marchio, del logo. Nessuno può arrogarsi il fatto che io ho fatto un logo, tu non me lo copi. No, io te lo posso copiare. Se voglio fare una ricostruzione fedele di qualcosa, sappiamo come l'orientale sia impostato sulla ricostruzione fedele di qualcosa, sulla copia fedele di qualcosa, e soprattutto il Giappone, che si distingue nettamente dall'approccio, dalla modalità con cui vengono invece realizzate le repliche in Oriente generico, ovvero in Cina, Hong Kong, Taiwan. Anche Taiwan si distingue rispetto al resto delle grandi case di produzione, di realizzazione di repliche, come altri prodotti realizzati puramente in Cina, perché, come dire, incrementa il livello di qualità man mano che ci si avvicina al Giappone, al nord. E devo dire che anche in questo modello qua la casa giapponese Marui non si spreca in niente. Le tacche di mira sono quelle che già avete visto in altri casi, quindi sono flip up, così come vengono solitamente fornite. Quindi abbiamo la tacca di mira anteriore e posteriore flip up, che è regolabile soltanto in deriva, e la frontale, che è regolabile anche in alzo attraverso la regolazione dello spillo. Vi posso già dire che queste sono repliche azzerabili, ottimizzando l'OPAP sono azzerabili senza neanche dover andare troppo in deriva in alzo, per come sono ben strutturate meccanicamente e realizzate chiaramente alla base da Casa Marui. Possiamo invece notare quali sono le altre caratteristiche estetiche, oltre a finiture meravigliose, che tra l'altro sono diventate anche il bandolo della matassa di cui abbiamo parlato
poc'anzi, ovvero del contrasto con la casa Cybergun, che appunto ne vieta la vendita al di fuori dei confini giapponesi. Diciamo il dazio, se vogliono mantenere o raffigurare il famoso cavallino Colt e tutta la marchiatura originale Colt, che è presente chiaramente nelle repliche Marui. Questi sono i dibattiti: sarà giusto, non sarà giusto? Se la vediamo da un punto di vista occidentale, il marchio ha un valore, dobbiamo rispettare chi detiene il diritto del marchio, se lo sa pure acquisito anche con soldoni, ma poi una volta che ha acquisito, giustamente, deve poterselo arrogare. Dall'altra parte, in un paese dove questo marchio non ha nessun significato all'interno delle leggi del loro stato, loro dicono: noi li vendiamo solo qua. E se poi magicamente succede che all'estero ordinano tramite chissà quali canali fucili di questo tipo, il fucile in qualche maniera a voi a casa sarà anche arrivato, perché molti di voi avranno dei Marui, però sappiate che potete incappare in una sanzione da parte della Cybergun, e qualcuno ci è già incappato ultimamente nell'ambito del nostro mercato italiano. E devo dire che l'oggettino di per sé è bellissimo. La coloristica, tipo di vernice utilizzata, è sempre quella tradizionale che viene utilizzata su tutti i Marui, ma dobbiamo menzionare in particolar modo, così come avveniva già per gli MK18 della VFC, che i colori del RIS frontale e del calcio sono proprio originali, identici a quelli di un MK18 vero, a differenza di alcuni RIS frontali da MK18 della Daniel Defense realizzati in maniera un po' irreale, con delle colorazioni arancionate che nelle quali ci siamo cascati tutti le abbiamo comprato, che decisamente non hanno lo stesso impatto emotivo, estetico rispetto a questo tipo di colorazione, come potete ben vedere. Gli accoppiamenti sono ideali, non c'è gioco di nessuna parte, e anche il calcio è stato migliorato rispetto ad altri modelli, e non c'è più nessun tipo di gioco, ma proprio è solido come una roccia. In qualunque delle 5 posizioni voi lo mettiate, non avete nessun tipo di gioco. Per quello che riguarda la scatola che ci arriva, è una scatola come al solito ben curata, la classica scatola Marui con questa bellissima scritta MK18 Mod 1 in oro davanti, che fa ben presagire su quello che è il contenuto. Ovviamente dentro massima sintesi, fucile, caricatore, pacchettino con attacco per la batteria soft mod e pallini interni per poter sparare quei 10-20 pallini che vengono puntualmente buttati via, che però sono sempre ottimissimi, buonissimi, e le istruzioni attaccate sul retro alto della scatola, come al solito i laccetti che lo tengono in sede, tutto è stra curato, e poi ci sono aste spingipallino e tubicino per caricare i colpi dentro a questi caricatori monofilari, è finita lì. L'alloggiamento della batteria è il tipo di batteria che purtroppo bisogna comprare per questo fucile se lo si vuole mantenere così com'è, è un tipo di batteria particolare, la batteria del soft mod doppia, ancora di vecchio stampo, nickel metallidrato, che funziona molto bene e che può essere sostituita attraverso un accrocchio qua sul calcio, ovviamente per mettergli delle lipo. L'op-up ovviamente è un op-up di tipo rotatorio, rotativo, come volete chiamarlo, ma ahimè, come potete vedere, il bolt catch non è funzionante. Gli scatti del selettore sono ideali, perfetti. Non ho niente da dire, come al solito il selettore si comporta in maniera impeccabile per quello che riguarda casa Marui. Nella sicura ovviamente abbiamo il grilletto bloccato, e poi
un grilletto tradizionale da M4, infatti stiamo parlando non di una customizzazione ma di un modello che cerca di creare un Real Steel, e tutto il resto, compreso anche l'impugnatura, che in questo caso è nera. Il RIS è tagliato in maniera ideale, penso dal pieno, non so, sarà una lavorazione dal pieno, suppongo, perché i tagli sono quasi un'affettatrice, questo coso fa quasi male alle mani, no, ma è tutto ben curato e ha tutti i loghi Daniel Defense, Black Creek e quant'altro scritti nella posizione giusta e copiati paro paro da quelli reali. E abbiamo già spiegato qual è la posizione della casa giapponese su quello che è l'originalità di un logo piuttosto che. In questo fucile, come potete vedere, potete ritrovare tutto quello che vi può servire, sia da un punto di vista di affidabilità, perché la Marui ha un'affidabilità altissima. Ovviamente i caricatori sono sempre i caricatori della SRE, sono identici, compatibili con tutti i modelli e quindi precedenti di M4 SRE, e quindi insomma avete grande precisione, affidabilità, perché la Marui fa modelli che hanno una precisione e un tiro ottimali già usciti dalla scatola, con una potenza discretamente buona, perché ci aggiriamo intorno ai 0,87-0,90 joule, perfette così come le prendete per poter fare qualunque torneo e comunque tirare a una distanza incredibile e precisa, con anche l'implementazione dello shock and recoil, un bellissimo rinculo che, se volete andarvi a vedere, andatevelo a vedere in tutti i video, che ormai ce ne sono 4 o 5 diversi di video che ho fatto sullo shock con recoil degli SRE, identico a tutti gli altri, non cambia niente. Come agganci abbiamo l'aggiunta di un aggancio qua a metà dell'impugnatura frontale, come per le forze speciali, un aggancio molto comodo per poter mettere anche la cinghia a due punti, e se avete bisogno di un qualcosa di un po' più distanziato potete spostare questo aggancio, appunto, che con due brugole comodamente si può posizionare lungo la slitta del RIS frontale. Inoltre c'è il classico aggancio a più anelli nella parte subito prospiciente al tubo. Lo spegnifiamma è uno spegnifiamma differente, come potete vedere, molto accattivante, molto bello, non è rosso, questo è stato colorato perché quando lo vendono in Oriente non lo colorano di rosso, ho chiesto che venisse colorato, se no non avrei passato chiaramente le dogane internazionali, soprattutto dalle nostre parti. E lo sgancio dei caricatori, cosa che ancora non ho detto, ci ritorniamo un po', va bene, come per tutti gli altri Marui avviene in maniera perfetta, ok? Sia lo sgancio che l'aggancio, è ideale. Beh, allora, ho voluto più che altro mostrarvelo per avere un riferimento a un oggetto che difficilmente potremo trovare qua sul nostro mercato per via di quella storiella che vi ho raccontato prima, ma che in qualche maniera, se comprato all'estero o se comunque in qualche maniera già l'avete ottenuto, vedrete in giro con queste caratteristiche estetiche, per mantenere insomma nel canale un po' di informazione su modelli anche stranieri, anche su quello che c'è sul mercato e soprattutto cosa ci produce casa Marui. Da Pio 3 è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao là, impallinati!